talloni e ci allunghiamo indietro. Quindi sui talloni, fronte a terra, stiro bene la colonna. Appoggiamola se possiamo gli avambracci a terra, portiamo il tappetino. Piego leggermente il petto in un piccolo cobra. Piego le ginocchia, punto i piedi, torno nel cane giù con le gambe piegate o tese e riporto il piede sinistro tra le mani. Ginocchio destro a terra, inspiro, guardo su e unisco i piedi. Unisco i palmi, inspiro. Inarco leggermente e pranamada. E lo riprendiamo dall'altro lato. Inspiro, stendo bene le braccia. Espiro, mani verso terra, fronte verso le tibie. Gamba sinistra va indietro, appoggio il ginocchio. Inspiro e guardo su. Porto il piede destro a raggiungere il sinistro. Posizione del cane giù, gambe tese oppure ginocchia piegate. Non affrettate la posizione, se così è ancora presto, tenete le ginocchia piegate. La parte importante di questa posizione è stirare la schiena. I palmi delle mani spingono bene via il tappetino mentre gli ischi il bacino vanno verso l'alto. Ancora una volta, ginocchia a terra, mi siedo sui talloni, fronte a terra, stiro bene la schiena, spingo e poi torno. Petto, mento a terra. Pancia a terra, sollevo leggermente il petto. Piego le ginocchia, punto i piedi, torno nel cane giù e il piede destro, ora che torna tra le mani. Ginocchio sinistro a terra, inspiro, espirando chiudo. Unisco i piedi, unisco i palmi, inspiro, inarco e pranamada. Proviamo a ripeterlo. Inspiro, stendo le braccia, vi ricordate bene, guardo i pollici, allungo bene, creo spazio. Espiro, mani a terra, fronte alle tibie, destra e indietro. Inspiro e guardo su. Porto la sinistra indietro e vado nel cane giù. 8 appoggi subito ora. Ginocchia, petto, mento a terra. Scivolo in un piccolo cobra, petto sollevato, gomiti indietro. Piego le ginocchia, punto i piedi, torno nel cane giù. E riporto il piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, inspiro, guardo su, usate il naso, respiro col naso, espiro, chiudo e mi sollevo. Allungo bene, pranamasana, la ripetiamo da sinistra, stendo bene le braccia, espiro, mani a terra, fronte alle tibie, e la gamba sinistra che va indietro, ora appoggio il ginocchio, inspiro, mani a terra, lato del piede destro, guardo verso l'alto, scendo bene col bacino, vado col piede destro indietro, cane giù, 8 appoggi, ginocchio, petto, mento, pancia a terra, cobra, piego le ginocchia, punto di nuovo i piedi, cane giù, sempre con le ginocchia piegate o tese, piede destro torna, ginocchio sinistro si appoggia. Inspiro, guardo su e nell'espiro chiudo. Uniamo i piedi, uniamo i palmi, inspiro, mi allungo bene e pranamasana. Chandra, saluto alla luna. Inspiro, stendo le braccia verso l'alto. Espiro, mi allungo in avanti, mani a terra, fronte alle tibie. Porto il ginocchio destro a terra dietro, lo appoggio, inspirando porto sulle braccia, ora palmi uniti, se non avete male al collo guardate i vostri pollici verso l'alto, se la cervicale vi dà fastidio guardate avanti. Torno, appoggio le mani a terra, punto il piede destro, piede sinistro va indietro, ancora cane giù. Da qui spostiamo le spalle in linea con i polsi per la tavola, ginocchi a terra. Piego i gomiti all'indietro, porto il petto a sfiorare il pavimento. Guardo avanti, scivolo in avanti, spingo in avanti il petto, stendo le gambe, stacco da terra le cosce e le ginocchia. Cane che si stira verso l'alto. Spingete ora bene sul dorso dei piedi, usate gli addominali, tornate nel cane giù. Piede sinistro torna, ginocchio destro a terra, inspiro, salgo e nell'espiro chiudo. Uniamo i piedi e ci solleviamo. E pranamasana. E la riprendo. In.
Espiro, mi raccomando, respirate. Sinistra indietro, appoggio il ginocchio. Mi sollevo, unisco i palmi, porto sulle braccia, sguardo i pollici e torno. Destra indietro, cane giù. Tavolo, ginocchio a terra, chaturanga semplice. Inspiro, urdhva mukha svanasana. Espiro, cane giù, ci fermiamo qua ora nel cane giù. Proviamo a tenerlo 5 respiri, lo sistemiamo un po' di più, apriamo bene le spalle, spingiamo le scapole in alto e indietro, cercate soprattutto di stendere la schiena, chi riesce stende anche le gambe, altrimenti ginocchia piegate. Estiro bene a lungo, spingo il tappetino lontano, attivo il pavimento pelvico, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Cosce forti, sguardo tra i piedi, tra le cosce o all'ombelico, respiro e allungo. E riportiamo il piede destro tra le mani, chiudiamo la posizione, ginocchio sinistro a terra, inspiro, porto sulle braccia, unisco i palmi, espiro, chiudo, uniamo i piedi. Palmi uniti, glutei addominali forti, inspiriamo, ci allunghiamo verso l'alto e Samasthiti. Portiamo sulle braccia ora, intrecciamo le dita, le spingiamo verso l'alto e proviamo a scendere a destra. Chi su Instagram mi vede a sinistra perché la telecamera è girata. Stendo il braccio e scendo e spingo il fianco opposto lateralmente. 5 respiri, 1. 2. Voglio schiacciare il polmone destro, aprire tutto il lato sinistro, glutei forti, peso sui due piedi. Inspiro, torno su, cresco e scendo dall'altra parte. 5 respiri ancora, 1. 2. Allungo bene, spingete l'osso dell'anca destra, 3, 4 e 5. Ritorniamo, sciogliamo. Portate le mani ai fianchi e separate i vostri piedi, larghi come le anche. Poi sollevate un pochino la cassa toracica, crescete come se qualcuno vi prendesse le costole e ve le tirasse su. Respiro, salgo, salgo. Con questa distanza, creando questo spazio tra le vertebre lombari, vi allungate in avanti e mettete le mani sulle cosce. Da qui provate a scendere. Qualcuno arriverà con le mani sulle tibie. Qualcuno con le mani alle caviglie, chi ha tanta flessibilità si prende gli alluci con l'indice, il medio e il pollice, una presa classica dello yoga, indice, medio e pollice ad afferrare l'alluce. E mi allungo in avanti. Anche qui il collo è morbido, la testa è pesante e tira verso il basso. Le gambe sono tese per chi può, chi non può piega le ginocchia. L'importanza ancora di questa posizione in questa situazione è di allungare la schiena. È la colonna vertebrale che va in allungamento, non importa se le gambe devono essere piegate per il momento. Chi ha le gambe tese, se riuscite, mettete il peso sulla punta dei piedi, non sui talloni. Cadete un po' in avanti e non, questo serve per non andare a dare fastidio ai tendini qua dietro. Non li forziamo, apriamo i gomiti all'esterno, ancora un respiro. E da qui lentamente torniamo su, mani sulle ginocchia oppure ai fianchi, attivo gli addominali e lentamente mi sollevo e torno. Mi era caduto il microfono. E torniamo con i piedi uniti, portiamo sulle braccia, proviamo a fare la posizione della sedia. Piego e guardo davanti, schiena dritta, braccia tese, palmi uniti, 5 respiri, 1, 2, 3. 4 e 5, ci solleviamo, sciogliamo, mettiamo le mani ai fianchi, se siete all'inizio del tappetino fate un lungo passo indietro e aprite le gambe, larghe un pochino più di un metro abbondante. All'inizio mettete i piedi paralleli, sistemate bene, attivate bene le cosce, poi sollevate le braccia, mettete le braccia parallele al pavimento. Aprite la punta del piede destro, chiudete leggermente il piede sinistro, controllate di avere i talloni in linea, uno dietro l'altro, il petto è bene aperto verso di me, il ginocchio destro si piega a 90 gradi e io scendo col bacino all'altezza del ginocchio.
e porto lo sguardo sul dorso della mano destra. Purtroppo, lo ripeto, chi è su Instagram mi vede al contrario, sono con il braccio sinistro teso perché ho la telecamera girata. Potete seguire lo stesso, è uguale, per convenzione si inizia da destra. Teniamo questa posizione, proviamo a mettere la mano sinistra sul sacro o chi riesce addirittura sopra la coscia destra. Ruotate il palmo destro in alto e provate a tirare un pochino indietro. 5 respiri, 1. Con lo sguardo verso l'alto, 2. La gamba sinistra è bella forte, tengo, 3. 4 e 5. Torniamo, stendiamo la gamba, giù le braccia, chiudo la punta del piede destro, apro il sinistro. Stendo le braccia, Virabhadrasana 2, guerriero 2 da questo lato, 1. Busto centrale, glutei forti, una leggera retroversione col bacino, spinge un po' avanti, non portate il codino indietro. 3, 4, anche qui portiamo la mano sul sacro oppure all'interno della coscia. Tiro il braccio sinistro e guardo su, 1, 2, 3, 4. E 5, torniamo a stendere le gambe, teniamo le braccia tese, apriamo ancora una volta la punta del piede destro, Uttita Trikonasana, posizione del triangolo. Andiamo bene in allungamento verso destra, come se dovessimo afferrare qualcosa. Poi scendiamo, con la mano la portiamo sulla tibia, chi riesce un po' più giù, gradualmente, dalla tibia vado verso la caviglia, addirittura al dorso del piede. Devo scendere tra due muri paralleli e allinearmi perfettamente sulla gamba destra, porto lo sguardo al pollice sinistro. Io non vi posso vedere, quindi dovete avere voi esatta percezione del vostro corpo nello spazio e fare attenzione di non portare il busto oltre la gamba, ma proprio in linea, come se aveste un muro dietro di voi e appoggiate la schiena a quel muro. Ancora un respiro e poi allungo il braccio sinistro. Uguale la posizione col braccio che si allunga in avanti. Io guardo su, 1. Gambe forti, tenete bene i vostri addominali. E 2. Ombelico che viene risucchiato un pochino indietro. 3. 4. Torniamo col braccio su, pieghiamo il gomito, mettiamo il dorso della mano sul sacro o ancora, chi è più flessibile, mano nella coscia. E guardo su, 1. 2. 3. 4 e una torsione, devo tirare la spalla sinistra indietro e 5, inspiro ed espirando ritorniamo, stendiamo le braccia, chiudo destra, apro sinistra, posizione del triangolo esteso, Uttita Trikonasana. Mi allungo, mi scuso sempre con chi mi segue su Instagram che mi vede al contrario, ma non importa, è uguale fare prima la destra o la sinistra. Guardo il pollice della mano destra, 1. Importante farli tutti e due, non fare due volte la sinistra o due volte la destra. Stesse indicazioni di prima, tenete le gambe forti, lo sguardo verso l'alto al pollice, sguardo la direzione della posizione drishti, in sanscrito. Sanscrito è la lingua in cui vi sto dicendo i nomi delle asana, delle posture. Allungo il braccio destro, stiro bene, Uttita Trikonasana, triangolo esteso. Stendo il braccio verso l'alto, piego il gomito, porto la mano, dorso della mano sul sacro o nella coscia sinistra e tiro la spalla destra. In alto e indietro la tengo ancora 5 respiri. 1, 2. Usiamo il sanscrito perché è un linguaggio internazionale. Chiunque, in qualunque lingua, giapponese, inglese, Uttita Trikonasana, capisce che è questa posizione. Inspiro ed espirando ritorniamo su, uniamo i palmi delle mani, proviamo a fare la posizione del guerriero 1, Virabhadrasana 1. Apro la punta del piede destro, chiudo leggermente la punta del piede sinistro, allineo i fianchi, lo sguardo sarà frontale oppure verso l'alto chi non ha problemi alla cervicale, il ginocchio destro si piega a 90 gradi, guardo avanti o guardo su, 5 respiri, 1, 2, 3, 4 e 5, stendiamo la gamba destra e spostiamo le braccia dietro. Avvicinate un pochino i piedi, chiudete leggermente la punta del piede sinistro all'interno, il piede che sta dietro.
Sollevate la cassa toracica come abbiamo fatto prima, staccate un pochino le costole dal dal bacino e poi vi allungate in avanti. Cercate di portare il busto almeno parallelo al pavimento, con le anche allineate il più possibile. Chi è tanto flessibile arriverà proprio giù con l'ombelico verso la coscia, la fronte e il mento verso la tibia destra. 5 respiri, qualunque variante abbiate, anche così va bene. 1, 2, 3. Sempre gli addominali un po' tenuti, coscia destra forte, 4 e 5, torniamo, chiudo destra, apro sinistra, distanzio di nuovo un pochino i piedi, porto su le braccia, unisco i palmi, mi preparo per il guerriero 1, Virabhadrasana 1. Il ginocchio sinistro si piega, la gamba destra resta ben tesa, il taglio esterno del piede destro spinge bene a terra, fianchi allineati, guardo avanti o guardo su, drishti, 1, respiro sempre lento e controllato dal naso, e usate solo nello yoga, si usa solo il naso, inspiro ed espiro, ancora 2 respiri, ancora 1, ed espirando, stendo la gamba sinistra, avvicino un pochino i piedi e chiudo leggermente di più la punta del piede posteriore destro. Sollevo anche qui la cassa toracica, intreccio le dita, unisco i palmi se posso, se troppo lascio i palmi separati e mi allungo in avanti. Busto parallelo al pavimento, chi ha tanta flessibilità, mento sulla tibia, lo sguardo è all'alluce sinistro. 1, 2, 3, 4 e 5, lentamente ci solleviamo, torniamo su e separiamo le gambe un pochino di più ora e proviamo a ruotare i nostri alluci all'interno. Respiriamo bene, stendiamo bene le nostre braccia, facciamo un bel inspiro profondo e scendiamo in avanti. Appoggiamo le mani a terra davanti a noi. Proviamo a creare un triangolo tra gli alluci e la mano destra. Lasciamo il palmo destro a terra o le punte delle dita se è troppo. E poi allunghiamo il braccio sinistro verso l'alto. Proviamo a mettere le braccia in linea. 1, 2, 3, 4 e 5. Torno, riporto la mano sinistra, l'appoggio esattamente dove c'era la destra, tutto il palmo o solo le punte delle dita se è troppo, e allungo sul braccio destro. 5 respiri, 1. Anche qui usate il naso, portate lo sguardo al pollice verso l'alto, respiro, 4 e 5. Torniamo giù e proviamo a scendere un pochino più in basso con la testa. Se riuscite, tenete forti le cosce, sia davanti che dietro. Tenete bene attivi i vostri addominali. Ombelico risucchiato un pochino in alto e indietro. Provate a piegare i gomiti e scendere con la testa verso terra. Idealmente le mani dovrebbero essere tra i talloni, ma se troppo le lasciate più avanti e scegliete voi. L'importante è che scendete bene. Anche qui cerchiamo l'allungamento della schiena. 1, 2, 3. 4 e 5, inspiro, stendo le braccia, espiro, mi porto le mani ai fianchi, usate i vostri addominali ed inspirando venite su, aprite la punta del piede destro, intrecciate le dita delle mani dietro, piegate il ginocchio destro a 90 gradi, ora proviamo a scendere, portare la spalla destra all'interno del ginocchio, il viso verso terra, dita intrecciate verso l'alto, 1, 2, 3, 4 e 5, tutte e due le mani si appoggiano a terra, sollevo il tallone sinistro e molleggio un pochino avanti e indietro. Lascio il palmo sinistro a terra e allungo il braccio destro verso l'alto. 1, 2, 3, 4, torno e
poggio il ginocchio sinistro, sposto il bacino indietro e mi sollevo. Vedete che con le ginocchia sto creando angoli di 90 gradi col polpaccio, portiamo le mani in preghiera davanti al petto. Proviamo a fare la torsione, ci giriamo verso destra e appoggiate, mi giro così mi vedete, appoggiate il vostro gomito sinistro all'esterno del ginocchio. Chi riesce scende di più, appoggia proprio l'ascella e portate le mani sul cuore. Solo se questa posizione è raggiunta, potete pensare di stendere il braccio, appoggiare il palmo sinistro a terra, allungare il braccio destro su. L'importante è fare bene opposizione tra spalla e ginocchio, portare lo sguardo verso l'alto. Se qualcuno mi segue che è più avanzato, la chiude, porta il braccio sinistro sotto, afferra il polso destro dietro alla schiena, diventa molto più forte la posizione anche per le spalle, per le braccia. Sciogliamo la posizione, ci ritroviamo con le mani a terra, solleviamo il ginocchio sinistro, mettete il piede sinistro di taglio e provate a salire da qui, elicotterando con le braccia. Inspiro, salgo, vengo su e sciogliamo e ripetiamo dall'altro lato. Chiudo la punta del piede destro, apro la punta del piede sinistro, intreccio le dita dietro, sollevo il petto, piego il ginocchio sinistro a 90 gradi, entro dentro e scendo con la fronte verso l'alto. C'è uno, due, tre, quattro, mani a terra, molleggio un pochino, avanti e indietro, sciolgo, appoggio il ginocchio destro e vengo su, mani sul cuore. Andiamo in torsione. Ora mi vedete dalla schiena, mani sul petto, gomito sinistro verso l'alto oppure palmo sinistro a terra, braccio destro che sale. Solo chi è tanto, tanto flessibile, un po' più avanzato, braccio destro che passa sotto ad afferrare il polso sinistro dietro. Uno, due. Fate bene la torsione, le torsioni sono fondamentali. Quattro. E 5, mani a terra, sollevo il ginocchio, metto il piede destro di taglio, inspirando e elicotterando con le braccia, veniamo su e facciamo un lungo passo per andare all'inizio del tappetino. Così io mi giro verso di voi, facciamo la posizione dell'albero. Peso sulla pianta del piede sinistro, facciamo salire il piede destro. All'interno del polpaccio, ginocchio, chi riesce si porta proprio il tallone in direzione del perineo. Aprite bene il ginocchio all'esterno, mani sul cuore, stendo le braccia. 5 respiri. 1, 2. Sentite bene la pianta del piede che preme all'interno della coscia, il ginocchio che si apre all'esterno, la stabilità. E queste posizioni di equilibrio ci portano equilibrio anche nella vita di tutti i giorni. Lo yoga e la vita sono la stessa cosa, anzi bisognerebbe cercare di portare yoga nella nostra vita. Sciolgo, cambio lato, peso sul piede destro, sale, porto su il piede sinistro. Polpaccio, ginocchio, anche qui chi ce la fa, tallone più in alto possibile, mani sul cuore a preghiera, stendo le braccia. Questa posizione dell'albero è una delle posizioni che vedete raffigurate spesso, la posizione simbolo dello yoga un po'. E lo è veramente perché rappresenta il nostro legame, il piede a terra, no? Sono le radici, noi stiamo qua, su questa terra, in questo mondo, qua dobbiamo stare, anzi dobbiamo sprofondare le nostre radici verso il basso, verso gli inferi in un certo senso. E poi i rami vanno verso l'alto però, ci eleviamo, andiamo verso qualcosa di superiore. Però per andare su dobbiamo prima affondare bene le radici nella terra. Torno. Sciolgo e facciamo ancora una posizione di equilibrio. Shiva che danza, Natarajasana, mano sinistra al fianco, piegate il ginocchio destro. Chi ancora non è pronto prende la caviglia con le due mani e va benissimo. Chi se la sente invece la prende con una mano sola e porta sul braccio sinistro. Da qui inizio a staccare il tallone dal gluteo un pochino e se me la sento scendo anche un po'. Continuo a spingere sul piede. Uno, due, 3, 4 e 5, torniamo e cambiamo lato.
mano destra al fianco, piego il ginocchio a sinistra, afferro la caviglia a sinistra con le due mani o con una mano sola, se potete dall'interno, in realtà non l'ho detto prima, afferrare dall'interno vi aiuta a non aprire il ginocchio lateralmente, che non va fatto, il ginocchio va proprio all'indietro. Sul braccio destro scendo, 5 respiri, 1, 2, 3, 4 e 5, sciogliamo, torniamo all'inizio del tappetino, ci allunghiamo verso l'alto, stiriamo bene, torniamo ad allungarci in avanti, gambe tese o piegate, fronte verso le tibie, facciamo due passettini indietro e ci ritroviamo ancora nel cane giù. Proviamo a fare la tavola, spostate le spalle in linea con i polsi e tenete questa posizione 5 respiri. 1, 2, 3, 4 e 5. Torno ad allungarmi nel cane giù, riporto le ginocchia a terra, mi siedo sui talloni e stiro ancora bene la schiena. E poi lentamente ci scendiamo in avanti, ci allunghiamo e portiamo a terra la pancia sul tappetino. Andiamo ora a lavorare sulla schiena, sulla colonna, quindi vi chiedo massima consapevolezza, ancora più di prima. Già nello yoga dobbiamo essere sempre perfettamente consapevoli di ogni parte del corpo, quando riguarda la schiena ancora di più. Ascoltate, appena sentite un fastidio, un dolore, cambiatevi, fermate subito, cambiate posizione. Appoggiate ora il mento a terra, stendete le braccia, dorso delle mani a terra, mento e spalle bene appoggiati, fate salire solo la gamba destra. 5 respiri. 1, 2, 3, 4 e 5. Scendo, altra gamba, sale la sinistra. 1, 2, 3, 4 e 5, scendiamo, ora spostate le mani e le stendete davanti a voi, mantenete le gambe larghe come i fianchi, proviamo per 5 respiri a sollevare contemporaneamente braccia tese e gambe tese, come se voleste restare appoggiati solo sull'ombelico, salgo e la tengo, 5 respiri, 1, 2, 3, 4 e 5, scendiamo e rilassiamo qualche respiro, sistemate le gambe, le unite e proviamo a fare la posizione della sfinge, camminate indietro con le mani in modo da sollevarvi e appoggiare gli avambracci, i gomiti, gli avambracci e i palmi delle mani a terra, le cosce sono strette e strette, guardo avanti e spingo il petto in avanti. 5 respiri, 1, 2, glutei forti, 3, 4 e 5, rilassiamo e andiamo ancora a lavorare sulla schiena, proviamo a tenere Urdhva Mukha Svanasana, il cane che si stira verso l'alto e lo manteniamo 5 respiri, separate di nuovo bene le gambe, mettete le mani ai lati dei fianchi, guardo avanti, piano piano mi sollevo. Stacco le cosce, petto in avanti, guardo su, 5 respiri. 1, 2, 3, 4. Ora addominali forti e spingo sul dorso dei piedi. Rotolo, vado nel cane giù e allungo, allungo, allungo bene la mia schiena. Stiro, stiro e scendiamo in ginocchio. Ginocchia ancora una volta larghe come i fianchi, come il vostro bacino. Mettete i talloni su, punta dei piedi appoggiata, talloni sollevati. Se le ginocchia fanno male, rotolate il tappetino e 2 o 3 volte può aiutare. Poi mettete le mani sui reni e attivate bene i vostri glutei e gli addominali e con le mani spingete il bacino in avanti come se voleste portarlo oltre la linea delle ginocchia.
I gomiti si aprono bene, le scapole si aprono come se voleste portare i gomiti a toccarsi. Guardo su oppure lascio che la testa cada indietro. Respirate, la tenete, chi se la sente, mano destra sul tallone destro, mano sinistra sul tallone sinistro e continuo ad aprire. 1, 2, 3, 4 e 5. Torniamo, ci sediamo sui nostri talloni e rilassiamo qualche respiro. Schiena dritta, mani appoggiate sulle cosce, occhi chiusi, restiamo in ascolto. E respiriamo. E da qui scendiamo. Srotolate il tappetino se avevate messo le ginocchia sopra e andate con la schiena a terra. Schiena appoggiata. Lavoriamo ora sugli addominali. Sollevate il bacino e mettete le mani sotto se avete degli addominali non tanto allenati. In alternativa le braccia stanno lungo il corpo oppure stendete le braccia dietro. Portate le gambe su. Tese. Proviamo a tenere le gambe tese, i piedi a martello. 5 respiri. Se è troppo difficile piegate le ginocchia. Chi può? Gambe tese, piedi flex. 1, 2, 3, 4 e 5. Ora lasciate le gambe sempre tese ma morbide se riuscite. Naturalmente chi non può le piega. E provate a fare scendere. Attivate bene gli addominali e spingete bene giù l'ombelico e fate scendere le gambe a formare un angolo di 60 gradi col pavimento. 5 respiri. 1, 2, 3, 4, ora scendiamo a 45 gradi, 1, 2, 3, 4, scendiamo a 30, 1, 2, 3, 4, solo chi se la sente solleva il petto e porta le braccia parallele alle cosce. 5 respiri ancora. Gli altri scendono e si riposano. 1, 2, 3, 4 e ci riposiamo tutti. Ora girate la testa, piegate le ginocchia. Stiamo qualche respiro a riposo. Intanto ci prendiamo le caviglie con le mani e tiriamo i talloni verso i glutei. Sollevate il bacino. Intrecciate le dita delle mani sotto, avvicinate spalle e scapole, petto verso il mento, bacino verso l'alto, 5 respiri, 1. Spingete bene sui glutei, 2. Spingo bene con i talloni a terra, 3. Apro bene spalle e scapole, 4. E 5, lentamente. Torniamo con la schiena a terra e rilassiamo. Vi portate le ginocchia al petto e vi date un bel abbraccio, dondolando un pochino sulla schiena. Poi aprite le ginocchia ai lati del petto e provate a portare la pianta dei piedi su. Chi riesce prende proprio i piedi con le mani, schiacciando giù bene la zona del bacino, del sacro, zona lombare, spinge bene verso il basso. Chi se la sente si porta le ginocchia al petto e prova a dondolare sulla schiena, impassaggiando le vertebre in questo modo. Stendo un pochino le gambe, vengo su e poi rotolo di nuovo indietro, usando il respiro. Massaggiando, dondo la schiena. E poi ci fermiamo e stendiamo le gambe. E andiamo ora a riallungare la schiena, l'abbiamo aperta un po' con tutti i back bending, le inarcature che abbiamo fatto, ora andiamo a riallineare, a risistemare in avanti. Lo yoga lavora su posizione e controposizione. Gambe tese, piedi a martello, mani ai lati dei fianchi, schiena dritta, mento un po' basso, ascoltiamo la posizione, respiriamo. Poi chi è più flessibile porta su le braccia, si allunga bene verso l'alto e lentamente prova a scendere in avanti. Le mani si appoggeranno sulle tibie, sulle caviglie o ancora quella presa che vi ho detto all'inizio.
l'indice medio e pollice che afferrano l'alluce, andiamo bene in allungamento. Chi invece all'inizio della pratica, oggi ha la schiena un po' rigida, si trova così, che arriva solo alle tibie, la fate in modo diverso. Piegate le ginocchia, appoggiate la pancia sulle cosce, piedi a martello, prendo l'esterno dei piedi e facciamo scivolare il tallone in avanti. L'importante è quando sentite che la pancia si stacca più, chi riesce appunto completamente. 5 respiri ancora, 1, 2, 3, 5, piano piano srotoliamo, veniamo su, continuiamo a lavorare sull'allungamento, lasciamo la gamba destra tesa, pieghiamo la sinistra, mettiamo la pianta del piede sinistro all'interno della coscia destra, tallone più in alto possibile, piede a martello, il destro ma anche il sinistro, ci allineiamo già sulla gamba destra il più possibile, stendiamo le braccia e ci allunghiamo in avanti, mani su tibia, caviglia, piede, chi riesce prende un polso davanti al piede e si rilassa in avanti, 1, 2, 3, 4, e 5, inspiro, in arco, lentamente veniamo su e portiamo su il ginocchio sinistro. Col piede dall'altra parte del ginocchio destro, teniamo bene il ginocchio con le due mani, facciamo la torsione. Palmo sinistro a terra dietro, braccio destro sale bene verso l'alto, piego il gomito, lo porto all'esterno del ginocchio e spingo bene. 1, 2, 3, 4 e 5, sciogliamo e cambiamo lato, ripetiamo tutto dall'altra parte, stendo la gamba sinistra, piego la destra, porto la pianta del piede destro più in alto possibile all'interno della gamba sinistra, le ginocchia sono entrambe a terra, il piede sinistro a martello, io cresco e mi allungo verso l'alto e poi vado in avanti, mano su tibia, caviglia, come avete fatto dall'altro lato, oppure leggermente diverso perché il nostro corpo non è simmetrico, è probabile che da un lato riusciate ad allungarvi meglio, anzi è abbastanza sicuro. Ascoltate e anche percepite questa differenza tra un'anca che è più aperta rispetto all'altra, un lato che è più morbido rispetto all'altro, anche questo ha significato, e veniamo su, si dice che la parte destra sia quella più legata al maschile, alla razionalità. Sinistra femminile alla creatività, fate passare il piede davanti al ginocchio, raddrizzate la schiena, portate sul braccio sinistro e portate il gomito all'esterno del ginocchio, la destra è il legame col padre, la sinistra con la madre, spingo bene, apro, sono tutte teorie, però così si dice, tiro bene la spalla destra indietro, ginocchio spinge contro il gomito, respiro, e lentamente torniamo, srotoliamo, prendiamo una posizione seduta. Con le gambe incrociate, naturalmente chi può prendere il mezzo loto, chi può prendere il loto completo, appoggiamo il dorso delle mani sulle ginocchia, chiudiamo gli occhi, ci concentriamo tra corpo e respiro e proviamo a fare una piccola respirazione triangolare. Portate sulla mano destra, appoggiate l'indice e il medio in mezzo alla fronte, espirate da entrambe le narici, col pollice chiudete la narice destra e inspirate da sinistra, conto 6. La chiudo con anulare mignolo, apro la destra, espiro 6. La riprendo in destra, chiudo col pollice, espiro sinistra. Ancora un giro in sinistra. Chiudo, destra. In destra. Chiudo, espiro sinistra. Riportate giù la mano,
Mantenete gli occhi chiusi e vi sdraiate sul tappetino per il rilassamento finale, Shavasana. Shavasana, andate ad abbandonare il vostro corpo, io intanto mi avvicino, rivolgete i palmi delle mani verso l'alto, le dita dei piedi cadono a destra e a sinistra, abbiamo questo minuto di totale rilassamento e abbandono. Shavasana fa parte proprio della pratica, cercate di non saltarlo mai. A fine pratica, anche se praticate da soli, prendete un momento per abbandonarvi totalmente, rilassarvi e lasciare che il vostro sistema assimili la pratica che avete fatto. Le gambe si rilassano, le braccia sono completamente morbide e rilassate, tutto il vostro corpo, il respiro sono abbandonati e vi godete questo rilassamento. E da questo rilassamento lentamente ritornate e ricominciate a muovervi, prendete di nuovo contatto e controllo del vostro corpo, respirate, stendete le braccia oltre la testa, vi stirate completamente, piegate le ginocchia al petto e tornate seduti con la schiena dritta, le mani in preghiera davanti al petto, facciamo un lungo inspiro profondo insieme e cantiamo insieme un Om. Shanti, shanti, shanti. Namaste. Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito. Ci vediamo giovedì prossimo alle 5, sempre qua su My Personal Trainer. Ciao a tutti, sono Arianna.